Buongiorno a tutti, vigilia di Ancona Spal, mister Luscaglia, prego. Nando. Sì, allora, tanto non serve credo il microfono. Mister, termina oggi la prima settimana di lavoro. Quali sono le tue impressioni sulle condizioni dell'organico e se credi che ci siano, diciamo, giocatori non pronti, insomma, ecco, se dal punto di vista della condizione, non mi riferisco solo alla condizione fisica ma anche mentale, visto quello che abbiamo visto prima che arrivassi tu, se ci sono giocatori non pronti, se ritieni quindi che tu debba fare delle scelte tenuto conto anche dell'aspetto funzionale. No, devo dire che ho trovato una squadra pronta, ricettiva, molto concentrata e determinata, mi hanno ascoltato tanto e bene durante tutta la settimana, sono contento di quello che ho visto. Poi la partita sarà naturalmente 11 contro 11, ci saranno gli episodi, verrà determinata da situazioni che magari non abbiamo previsto, però devo dire che la squadra mi è piaciuta, mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto, mi è piaciuto il fatto che hanno affrontato ogni allenamento come una partita vera, sanno in che situazione siamo e vogliono togliersi da questa classifica prima possibile, quindi ho trovato una squadra motivata dal punto di vista psicologico, ripeto, molto concentrata, attenta e motivata. Abbiamo lavorato su un bel po' di cose, anche se sui concetti semplici, e devo dire che è stata una buonissima settimana. E, vabbè, la domanda è: vedremo cambiamenti tattici oppure pensi che non è il caso di muovere le acque in un'occasione così delicata? No, vediamo, qualche dubbio ancora ce l'abbiamo. Abbiamo provato due o tre situazioni tattiche e quindi abbiamo valutato, anche parlando molto con i ragazzi, vedendo anche le caratteristiche dei ragazzi, abbiamo, ripeto, un indirizzo, abbiamo degli indirizzi, ma dobbiamo ancora limare qualcosa. Però, ripeto, come atteggiamento, come voglia di andare in campo e vincere la partita, secondo me siamo tutti quanti su un'unica direzione, che è questo che importa. Poi l'atteggiamento tattico a volte non sempre, può lasciare il tempo che trova. Buongiorno. Noi eravamo abituati a sentire sempre dire che bisognava lavorare dopo ogni errore sulle menti dei giocatori. Lei in fase di presentazione martedì ha detto che punta molto sul fattore mentale, sul discorso mental coach e discorsi vari. Che tipo di squadra ha trovato, come ha detto poco fa? È un feedback positivo, perché fino a sabato scorso alle Canarie purtroppo c'è stato qualche problema, qualche episodio, qualcosa che non è andato per il verso giusto. Cioè lei in pochi giorni è riuscito a capire se c'è materiale per poter lavorare, per poter migliorare. Non parlo a livello tecnico-tattico, perché quella è la sua scelta, ma a livello di risposta psicologica da parte del gruppo. Il famoso scossone, l'ha visto? Io devo dire la verità, il feedback è positivo, ve l'ho detto anche prima. La squadra sa che non è in una situazione facile, però sa che si deve tirare fuori da questa situazione non facile. Io psicologicamente non ho visto grossi problemi. Io ho visto una squadra che comunque ha voglia di giocare, è una squadra che ha voglia di tenere la palla, di giocare con la palla, ha voglia di collaborare. Ho visto anche una buona unione tra di loro. Devo dire che mi aspettavo forse qualcos'altro, invece ho avuto, ripeto, un feedback abbastanza positivo. Mi fido della squadra. Poi, ripeto, questo non significa che domani noi vinceremo, oppure sarà facile.
Io dico che la squadra è lì, domani la squadra andrà in campo e lotterà tantissimo, deve fare una gran partita. Per quello che ho visto in settimana, la squadra è pronta per fare una grande partita e deve farla perché è nelle loro corde. Mister, buongiorno, abbiamo parlato di parte tattica, abbiamo parlato di parte mentale, invece io le chiedo come ha trovato la squadra dal punto di vista fisico, se è pronta a dare il massimo in queste 5 giornate di campionato. Ma guarda, la squadra dal punto di vista fisico la vedi solo durante la partita, perché gli allenamenti sono abbastanza mirati, normalmente li fai per recupero. Io devo dire che quando abbiamo alzato l'intensità ho trovato risposte positive. Abbiamo fatto degli allenamenti con una bella intensità e le risposte sono state positive. Devo anche dire che alla squadra è anche piaciuto, però poi la condizione fisica vera e propria la vedi durante la partita, durante i 90 minuti, perché nei 90 minuti c'è il problema del risultato, c'è la tensione, c'è lo stress, e quindi lì capisci la condizione fisica della squadra, perché non è solamente una situazione organica, ma è anche una situazione legata allo stress mentale ed emotivo che c'è durante la partita, è un tutt'uno. Quindi da questo punto di vista non posso avere una visione completa. Parlando con i miei collaboratori, devo dire la verità che i dati comunque sono abbastanza confortanti. Pienamente recuperati Martina e Pasini? Sì, Martina ha avuto un piccolissimo problemino, ma niente di che. Pasini ha lavorato benissimo tutta la settimana, a parte gli squalificati, diciamo che siamo a posto. Ciao mister Peppe Gallozzi, colgo anche l'occasione per conoscerti proprio in questa sede. Il tuo stato d'animo, tu ti sei trovato a preparare partite importanti, a giocarti traguardi importanti, ora arrivi qua e leghi il tuo destino a quello dell'Ancona, no? Perché da questa salvezza dipende anche in un certo senso un tuo rilancio. Come ti senti? Benissimo. No, per me è una delle partite più importanti della mia vita, così come quella della prossima settimana, così come quella che avevo fatto prima. Per me ogni partita è un test, è un'avventura, è la partita più importante della mia vita, ogni partita che faccio. Poi è naturale, ci sono partite in cui ti giochi tanto, ti giochi la vittoria di campionato, ti giochi la salvezza in una partita. È vero che ci sono partite tra virgolette più o meno importanti, però questa io la metto tra le più importanti della mia carriera, come sono state tante altre. Partita nella partita, dall'altra parte ci sarà un tuo collega come Mimmo Di Carlo, avete fatto anche sfide in altre categorie, vi siete incrociati nel corso della vostra carriera. Come pensi che lui preparerà questo tipo di gara? Sarà un po' uno scontro diretto, no? Sarà battagliero anche lui, loro hanno una squadra di qualità che devono anche mettere intensità, e quando lo fanno sono forti loro. Lui sa che verrà a trovare una squadra intensa domani, una squadra che venderà cara la pelle. Le nostre sono state sempre delle belle partite, delle belle battaglie, e domani sarà così, lo so io e lo sa lui. C'è grande rispetto tra di noi, perché Mimmo è veramente una persona fantastica, oltre che un grande allenatore, un ottimo allenatore. Però ripeto, ci conosciamo e sappiamo pregi e difetti, e domani sarà una bella battaglia. Buongiorno mister, e volevo chiedere come stanno tre singoli, ovvero Sacco, che è stato l'ultimo diciamo arrivare, che ha fatto pochi allenamenti, come l'ha visto, Paolucci se è a posto con il braccio, se può giocare, ed Eramo che riuscirà ad un infortunio, se pensa che può essere un giocatore importante per lei fin da subito. Allora io vi dico che ne ho parlato prima con i ragazzi, per me sono tutti importantissimi, dal primo all'ultimo, da quello che ha fatto tutte le partite a quello che ne ha fatte pochissime. Quindi, perché in questa categoria, in questa stagione, anche un minuto fatto bene ti può fare vincere o perdere una partita, anche un minuto. Quindi saranno importanti tutti. Sacco è rientrato, sì, uno o due giorni fa, secondo, ha fatto 2/3 allenamenti con noi, sta bene. Paolucci sta bene, è abile, come si suol dire. E anche Deramo non ho visto grandi problemi. Naturale che poi
questo non significa che avviene 90 minuti, però sono giocatori disponibili. Mister, l'ultima per me, in settimana non so se hai avuto modo di leggere, un tuo ex giocatore Emilio Docente ha parlato di te come un lusso, no? per la categoria. Emilio Docente nella sua stagione d'Ancona fece gol importanti per la salvezza. Da chi ti aspetti questi gol che possono fare la differenza? Ma intanto ringrazio Emilio, perché oltre ad essere un mio concittadino, naturalmente lo conosco da bambino, avendo giocato col padre, l'ho voluto io a Trapani, lui ha fatto non solo l'importante qui, ma anche quell'anno che abbiamo vinto la CSD B con il 3, lo ringrazio, però avremo modo di vederci tanto, ci vediamo spesso. No, non c'è un giocatore da cui mi aspetto più o meno gol. Io desidero che la squadra faccia bene. Noi non possiamo salvarci con i gol di qualcuno. Se qualcuno farà i gol è perché la squadra glielo permetterà di fare gol. Quindi non vado a esaltare colui che fa il gol e non mi interessa nemmeno farlo. Non sarei coerente nemmeno con me stesso e con quello che io dico alla squadra e che poi è quello in cui credo. Quindi a me che segni Spagnoli, che segni Moretti, Energy, Giampaolo, a me non mi frega niente, ma glielo ho detto anche a loro, è la santa verità, che ci siano le mezzali che facciano gol, i centrocampisti, gli esterni. È la squadra che ci deve tirare fuori da questo problema, è la squadra che deve salvarsi da sola, tutto quanto insieme, e io devo dare del mio naturalmente. Beh, intanto una mano ce l'ha data la rispesa, perché in casino l'ho vista ieri su un dato, e credo che comunque sia un buon viatico, nel senso che sappiamo che se dovessimo battere la SPAL siamo fuori dal playout domani sera, no? Questo è E loro stanno pensando la stessa cosa, se dovessimo battere ancora siamo proprio fuori da tutto. Sicuramente, ma noi siamo ed è giusto. Io dico sempre però che in queste situazioni dobbiamo pensare a noi stessi, perché oggi noi siamo padroni del nostro destino e quindi abbiamo la possibilità che con le nostre forze possiamo tirarci fuori senza sperare niente. Perché abbiamo una classifica naturalmente non buona, ma non da disastrosa. Comunque siamo lì, ce la possiamo giocare e possiamo tirarci fuori. Poi che dopo tutto ciò che facciamo noi di positivo ci siano anche dei risultati che possono aiutarci, che ben vengano, ma noi dobbiamo sapere che dobbiamo salvarci noi indipendentemente dagli altri. Domani conta solo vincere o anche un pareggio, diciamo, per tenere alla spalla a 2 punti, potrebbe, come lo prenderebbe? Domani dobbiamo fare una grande partita, è quello di cui i ragazzi hanno bisogno. Se facciamo una grande partita abbiamo molte probabilità di vincere o comunque di non perdere di sicuro, ma dobbiamo fare una grande partita. Questo è quello che a noi interessa. Oggi andare a fare una scaletta di 1 punto / 2 punti e poi vediamo quello che fa, quello che è dietro a noi, non è un discorso che non possiamo fare. Noi dobbiamo andare in campo per cercare di fare una gran partita e vincerla. Questo è l'obiettivo. Poi però c'è il campo, ci sono anche gli avversari e dobbiamo tenere conto di questo, perché altrimenti saremo degli sciocchi. Quindi domani dobbiamo fare una gran partita e portare punti a casa. L'obiettivo è quello di vincere la partita a tutti i costi, ma non tagliandoci le vene. Posso così?